Per me parla sempre il campo, parla l'intensità con la quale si allenano tutti, quello che mi dimostrano, il farsi trovare pronti. È normale che se un giocatore va in panchina e entra male, sicuramente non giocherà quella la domenica dopo. Quindi l'unica maniera che hanno i calciatori, ma non solo quelli del Pescara, tutti, io l'ho capito dopo quando sono diventato allenatore, però è la verità. E il mio obiettivo è quello di far capire a questi ragazzi che comunque siamo un gruppo dove ci sono tanti giocatori forti e non è possibile giocare 42 partite su 42. Ci si può alternare perché sono tutti bravi e l'unica maniera per conquistare o riconquistare una maglia titolare è quella di dimostrare in campo. Se dovesse rientrare Mounshai, un giocatore è il nostro capitano, è un giocatore che ha sempre giocato, quindi non è che si va a toccare quella che è l'intelaiatura della squadra, ma poi una cosa importante è che in questo momento stiamo raggiungendo l'obiettivo che ci siamo prefissati, cioè quello di riuscire a cambiare senza essere cambiati. E in questo momento è importante non fermarsi, prima cosa, perché poi abbiamo un ciclo di partite dove possiamo e dobbiamo raccogliere quei punti che ci consentono di avvicinarci ancora di più e andiamo a affrontare una squadra che quest'anno ha speso tanto e è una grande squadra, perché non è che Novara si può nascondere dietro al fatto di aver preso giocatori importanti quest'anno. Sappiamo benissimo che in Serie B vinci due partite e sei lì, è esattamente quello che è successo fino a questo momento, abbiamo vinto due partite e siamo lì. Qui c'è solo una certezza, che io ho 2 anni di contratto. Per il resto non conta niente. E non so neanche se li rispetterò, ma non perché qualcuno mi porterà via, perché magari potrei essere cacciato fra 2 o 3 partite. Ma io non penso di essere all'altezza del Milan in questo momento. E neanche delle grandi squadre. Io ho fatto tanta esperienza. Se non c'è riuscito uno come Milan, che ha 4-5 anni in Serie A e sta facendo fatica, figuriamoci se posso farcela io. Quindi in questo momento io devo crescere con il mio Pescara.